pelo duro e ruvido si riscontra in moltissimi terrier, in tutti gli schnauzer e in una varietà di bassotti. È un pelo che non va soggetto a muta naturale e che quindi necessita di una particolare operazione chiamata stripping. Essa consiste nello strappare via con le dita o con l'apposito coltellino il pelo morto che altrimenti resterebbe attaccato al cane. Il pelo riccio è tipico dei barboni, che sono anche i cani su cui è possibile creare il maggior numero di fogge diverse. Alcune di esse sono ammesse su tutti i ring del mondo, mentre altre sono accettate solo in alcune nazioni. Altre ancora sono riservate ai cani da compagnia, perché non sono ammesse dallo standard. Poiché la toelettatura del barbone è sicuramente la più variegata e complessa, iniziamo proprio da questa razza, ricordando che il cane va sempre lavato prima di iniziare il lavoro di forbice. Prima di entrare in vasca, però, occorre passare tutto il mantello con il cardatore, sia per liberare il pelo da eventuali nodi, sia per controllare la cute. Sollevando il pelo, infatti, è possibile vedere se ci sono graffi, ferite, dermatiti, eccetera, a cui si dovrà porre particolare attenzione durante la toelettatura. Se l'operatore è un professionista, dovrà sempre avvertire il proprietario degli eventuali problemi prima di cominciare il lavoro. Dopo la spazzolatura, si dovrà pulire l'interno delle orecchie, togliendo il pelo superfluo che non va assolutamente tagliato con le forbici, perché ricrescerebbe ancora più fitto e potrebbe causare otiti. Si rasa quindi la superficie interna del padiglione, mentre si strappa delicatamente con le dita il pelo interno, ciuffo per ciuffo. Il pelo che viene via è pelo morto, come dimostra anche la colorazione marroncina. Questa operazione è importante soprattutto nei cani a orecchie pendenti. A questo punto si devono osservare i denti del cane per controllare se c'è del tartaro, che però non andrà tolto dal toelettatore, ma dal veterinario. Invece, chi toeletta il cane deve controllare i genitali e pulire se necessario le ghiandole perianali, operazione che si svolgerà in vasca. Il piede va pulito togliendo tutto il pelo superfluo, sia tra i cuscinetti plantari che fra le dita. Infine si controlleranno le unghie, che non devono mai superare la linea del polpastrello. Quando il cane si muove, il piede deve poggiare sui polpastrelli e non sull'unghie, che andrà tagliata se è troppo lunga. Ora possiamo cominciare a pettinare il pelo con un pettine a due diverse larghezze di denti. È importante anche la facilità e soprattutto la solidità dell'impugnatura, che non si trova nei pettini col manico, ma in quelli in un pezzo unico. I denti di un buon pettine da barbone devono essere lunghi, perché devono penetrare nel pelo arrivando fino alla pelle. Il lavoro col pettine è veramente completo solo se il pelo è aperto dalla punta fino alla radice. Non ha senso invece lavorare solo in superficie, perché alla fine il cane sembrerebbe perfettamente spazzolato, ma se andassimo a vedere la radice del pelo, lo troveremmo infeltrito. Dopo il pettine si usa il cardatore, anzi se ne usano due. Il primo è di dimensioni più piccole, con aghi morbidi e fitti e con un cuscinetto pneumatico che ammortizza l'azione meccanica sulla pelle dell'animale. Il secondo è il cardatore Bernina, di dimensioni standard, che non ha cuscinetto pneumatico, ma un'inclinazione dei denti perfettamente funzionale, in grado di aprire a fondo il pelo senza graffiare la cute. Cardatore e pettine sono i due attrezzi fondamentali per la toelettatura. Sui peli ricci e o lanosi, che si trovano anche su molti meticci, si formano spesso dei nodi che vanno aperti con il cardatore, in modo da eliminare il feltro. Ricordiamo che è sempre fondamentale partire dalla pelle e arrivare fino alla punta del pelo. Il cardatore, oltre ad aprire i nodi, ha l'importantissima funzione di slanare il mantello, sfilando il sottopelo morto. In questo modo si forma un materassino di pelo che viene via dall'attrezzo in un'unica soluzione. Quando il mantello è ben spazzolato, si passa nuovamente il pettine per controllare che non siano rimasti piccoli nodi. Questa volta si userà la parte del pettine a denti più stretti. L'ultima operazione, prima di entrare in vasca, sarà il controllo degli occhi. Quelli del barbone presentano spesso piccoli accumuli di sporcizia che vanno eliminati con le mani. A questo punto il cane può essere lavato. Le vasche delle toelettature professionali hanno un'altezza non superiore a quella della vita, per consentire all'operatore di piegarsi senza rovinarsi la schiena.
Sul fondo, per non far scivolare il cane, va disposto un classico tappetino da bagno, munito di ventose antiscivolo. Lo shampoo va sempre sciolto in acqua e mai versato direttamente sul cane. Deve essere passato con una spugna, o meglio ancora con un pezzo di gomma piuma, che costa meno e ha lo stesso identico effetto. L'importante è che faccia molta schiuma.